Le esportazioni dei distretti agroalimentari italiani continuano a godere di buona salute, nonostante il contesto difficile, tra costi energetici in aumento, difficoltà di reperimento di materie prime e problemi nella logistica, i primi 3 mesi del 2022 registrano un ulteriore balzo in avanti, con oltre 6 miliardi di export, 811 milioni in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e 1,2 miliardi in più al confronto con il 2019. È quanto emerge dal monitor dei distretti agroalimentari italiani curato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa San Paolo. I distretti vitivinicoli hanno guidato la crescita superando 1,4 miliardi di euro di export, risultato mai raggiunto sinora in un trimestre. Tra i distretti dei dolci e della pasta spiccano i dolci di Alba e Cuneo e i comparti pasta dell'alimentare di Parma, dell'alimentare napoletano e dell'olio e pasta del Barese. Incrementi a doppia cifra per marmellate e succhi di frutta del Trentino Alto Adige, più 35,9%, e per il comparto conserve dell'alimentare napoletano, più 37,6%. Il lattiero caseario della Lombardia sudorientale cresce di oltre 61 milioni di euro in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Nella filiera del caffè, tutti i distretti proseguono il trend positivo dello scorso anno. Recupera inoltre i livelli pre-pandemia anche il distretto del Littico del Polesine e del Veneziano. Sempre meno giovani al comando delle imprese italiane. Secondo un'analisi del registro delle imprese delle Camere di Commercio, realizzata da Unioncamere e Infocamere, in 10 anni si sono persi oltre 1,3 milioni di capitali di impresa under 49, mentre sono aumentati del 27% gli over 70 ai vertici delle aziende. Dal 2011 e il 2021 il sistema imprenditoriale ha subito un forte aumento dell'età della classe dirigente. Ci sono sempre più teste grigie tra i titolari, amministratori e soci al comando delle imprese, soprattutto al sud, dove si registra un'impennata di ultra settantenni più 41% a fronte di un dimezzamento dei condottieri con meno di 50 anni. Tra gli under 30 sono soprattutto il mezzogiorno e la componente femminile ad avere registrato la maggiore contrazione. Aumentano invece di 623.000 le persone alla guida delle imprese tra i 50 e i 69 anni e di quasi 280.000 quelle con 70 anni e più. Il forte calo di giovani alla guida delle imprese pone, per il presidente di Unioncamere Andrea Prete, un serio problema di passaggio generazionale dell'imprenditoria italiana che va affrontato in modo deciso. Prevalgono segnali di stabilità dei prezzi delle abitazioni nei primi 3 mesi del 2022 in Italia, con un saldo tra giudizi di rialzo e di ribasso di poco in aumento rispetto alla precedente rilevazione. Le quotazioni per il trimestre corrente sono ora attese in calo, dopo 3 trimestri in cui si erano collocate in territorio positivo. Lo evidenzia il sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia, condotto congiuntamente da Banca d'Italia, Tecnoborsa e Agenzia delle Entrate, presso 1.465 agenti immobiliari dal 23 giugno al 20 luglio. Nonostante i tempi di vendita e lo sconto medio sul prezzo richiesto si collochino ai loro minimi storici, gli agenti segnalano un peggioramento delle condizioni della domanda. La quota di operatori che hanno venduto almeno un immobile è scesa, pur mantenendosi su livelli elevati, e il saldo negativo fra i giudizi di aumento e riduzione del numero dei potenziali acquirenti si è ampliato. Anche i nuovi incarichi a vendere si confermano in diminuzione. Le prospettive si sono deteriorate con riferimento sia al proprio mercato sia a quello nazionale. Pesano i rincari energetici e l'invasione dell'Ucraina, che contribuirebbero a influenzare al ribasso sia il numero dei potenziali acquirenti sia il prezzo di vendita delle abitazioni. I NEET, che sono i giovani che non studiano e non lavorano, ma nemmeno lo cercano, sono il 25% di essi. Se poi aggiungiamo i giovani disoccupati, che superano il 30% della media nazionale ed addirittura il 40% al sud, ci accorgiamo che sono un bel problema per il futuro del nostro paese. L'agenda del nuovo governo dovrà dare priorità alla problematica del lavoro giovanile. Il futuro stesso delle nostre imprese ed addirittura dell'Italia passa attraverso i giovani. Bisogna inculcare loro la cultura del lavoro.